Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nel chiostro, nell'ingresso del convento dei frati minori cappuccini di San Giovanni Rotondo. Questo era un luogo di passaggio, ma anche un luogo di incontro con i tanti fedeli e pellegrini che giungevano qui, che volevano incontrare Padre Pio. Oggi, a questo indirizzo che vedete in sovrimpressione, vogliamo raccontarvi la storia di Ilaria. Tutto ebbe inizio nel 94, quando Caterina, la mamma di Ilaria, si trovava in ospedale pronta a dare la luce la sua bambina. Accanto a lei la nonna, Ida, devota di Padre Pio, che coltivava una grande e profonda fiducia nei confronti del frate minore cappuccino. Fu infatti proprio lei a chiedere un'immagine di Padre Pio a un ragazzo che si trovava in ospedale, che appunto dava queste immaginette ai degenti, e così andarla a collocare direttamente sul comodino accanto al letto della figlia, come segno di protezione. Il giorno successivo, 22 di settembre, Ilaria venne alla luce, ma i suoi primi istanti di vita furono segnati proprio da una difficile lotta, una lotta per la sopravvivenza. I suoi polmoni non riuscivano a funzionare autonomamente, mettendo così a rischio la sua vita. Tuttavia, durante quella notte, una notte cruciale, racconta Ilaria, la mamma pregava. Infatti lei scrive: mamma era terrorizzata, in preda all'angoscia, stava a letto, alzava lo sguardo, vedeva quella foto di Padre Pio lì accanto alla lampada. Allora gli parlava, si confidava, gli raccomandava la mia salute, racconta Ilaria. Proteggila, diceva, ti prego, guariscila. Accanto al suo letto, una vicina distanza, all'improvviso afferma di aver visto Padre Pio. Era in piedi, lì, vicino al letto di mia madre, che portava la stola, la casula, i paramenti bianchi, come quelli della sua ultima messa, e teneva le mani sulle gambe della mamma, come segno di protezione. Lei racconta, Ilaria, quello fu un evento miracoloso, che portò conforto, che portò la mia guarigione. Infatti, proprio in quel momento, i miei polmoni cominciarono a funzionare, salvandomi da un destino incerto. Era il 23 di settembre, anniversario della scomparsa di Padre Pio, quello che poi sarebbe diventato il giorno di San Pio da Pietrelcina, della memoria liturgica. E da quel giorno la famiglia di Ilaria si avvicina sempre di più a questa figura, compiendo regolari pellegrinaggi qui a San Giovanni Rotondo. Racconta Ilaria che la presenza di Padre Pio si fece sentire anche quando 15 anni dopo salvò la vita stessa, sia di Ilaria che di sua mamma, da un terribile incidente automobilistico, evitando una collisione mortale. E ancora Padre Pio che si manifesta con un profumo intenso, avvolgente, riempendo quella stanza, dando così una sensazione di amore e di protezione.